Questo genere di video nuoce gravemente sul salute del vostro portafoglio. Collezionisti, finalmente sono uscite in edicola di XL 2023 Titans, nonché regà il secondo anno di questa bellissima raccolta, che come ben sapete questa è una raccolta parallela di XL 2023, la raccolta che esce sempre a settembre. E solitamente in questa raccolta troviamo tutti gli aggiornamenti che non ci sono proprio nella XL 2023, con magari alcune adrenaline d'aggiornamento. Oggi regà siamo qui per fare l'unboxing dello starter pack dal prezzo di 9,90€, ed in più ci spacchetteremo anche qualche pacchetto del box. Magari regà sfondate il tasto like e fatemi sapere nei commenti se volete un box completo spacchettato tutto in un unico video, che raga solitamente è un obbligo da fare su questo canale, quindi sfondate il tasto like. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, sta proprio qua sotto, è completamente gratuito come sapete, questo è un canale di matte di collezionismo come il sottoscritto. E ovviamente vi ricordo anche di seguirmi sui miei social, Instagram e TikTok, raga su Instagram rimanete sempre aggiornati su tutto, look, uscite, salite e quant'altro. E secondo me possiamo anche smetterla di perderci in chiacchiere, andiamo a fare sto fucking unboxing dello starter pack più qualche pacchetto, vamolo. Collezionisti, eccoci qua pronti a fare l'unboxing dello starter pack della 3XL Titans 2023, che come si può ben leggere costa solo 9,90€, che poi non è così solo. E all'interno cosa troviamo? All'interno possiamo trovare un raccoglitore, il campo da gioco, guida ufficiale più 6 bustine e più ovviamente 2 limited edition. Vi dico regalo, starter pack si presenta molto molto bene con questa scritta Titans in neon rosa. E come vi ho già detto mi piace un sacco vedere questi giocatori in copertina, su tutti sicuramente Kvaratskhelia. Ovviamente vi invito anche a sfondare il tasto like se volete questo bel box spacchettato tutto in un unico video, che vi dico, secondo me può anche darci qualche bella gioia. Sul retro troviamo tutto quello che troveremo in questa bellissima raccolta. Come vi dicevo, questa raccolta è compatibile con la raccolta del 2022-23. E anche come vi dicevo ci saranno alcuni aggiornamenti, tipo qua si vede già Ochoa. Ovviamente ragazzi, si può trovare in edicola questa bellissima raccolta, ma ora andiamo a vedere il contenuto. Raga, ma che casino fa? Ole! Come in tutti gli starter pack delle Adrenaline troviamo come sempre il campo da gioco, bello, grande e spazioso. Adoro ragazzi, se dovessi trovare questa bellissima Adrenaline di Paulino Dybala, implodo. All'interno di questa raccolta potremo trovare Top Impact, Leader, Rookie e Next Gen, più tutte queste altre cose. Ci sono delle belle card da trovare, vi dico la verità. Ovviamente troviamo anche la guida ufficiale del gioco, insomma tutto quello che troveremo nella raccolta, le regole del gioco online e tutto quanto. Vedete raga, ci sono le Next Gen, le Rookie, le Legend, quindi destro Paulino, mamma che voglio trovarti. Qua ci sono alcune novità di quest'anno come Angel Di Maria, World Star e altre World Star. E poi ci sono anche le World Titan raga, che ci sono delle card puzzle. Come si può ben vedere, come abbiamo Giroud diviso in 3 card puzzle da mettere ovviamente in verticale. Ovviamente le card più rare saranno i Campioni d'Inverno, l'Invincibile Next Gen e l'Invincibile Titans. Poi ci sarà anche da impazzire con le Momentum, anche quest'anno che ce ne sono 3, ovviamente da considerarsi extra raccolta. E poi ci saranno anche le Limited Edition. So già raga che le Momentum mi faranno smattare. E poi sull'ultima pagina abbiamo anche tutta la checklist. Checklist raga che troviamo anche all'interno del nostro raccoglitore come sempre. E la raccolta è decisamente come l'anno scorso, quindi non più non di meno all'incirca 250 cards. Il problema è che ci sono le Momentum che ci faranno smattare. Poi abbiamo anche le 2 Limited Edition che troviamo solo nello starter pack, che sono Luis Müller e Mike Maignan. Vi dico, come artwork non mi fanno neanche troppo impazzire, questi primi piani a me non piacciono troppo, però vabbè ci stanno. E poi abbiamo le 6 bustine dello starter pack, quindi raga, starter pack da 6 bustine più Limited Edition più raccoglitore ci sta come prezzo 9,90, anche perché solo le bustine costano 6€, quindi ci sta. Ovviamente non stiamo qui solo a guardarle, ma andiamo subito a spacchettare il primo pacchetto e più le altre. Vediamo cosa troviamo subito. E troviamo il cuore pulsante della Samp, muro d'acciaio dell'Inter, molto molto forte con 92 di difesa. Poi abbiamo, penso, il codice, sì, che vi regalo, ci sta. Poi abbiamo Chiama il VAR, classica card. World Stars di Aku della Salernitana, ottimo ottimo giocatore questo. E poi abbiamo un altro cuore pulsante che è quello dell'Atalanta. E poi ancora cuore pulsante, ma del Sassuolo. Vi dico, molto basic le card cuore pulsante, muro d'acciaio, ma molto molto belle queste World Star qui. Vediamo ora questo secondo pack dei 6 dello starter pack. Sarebbe importante partire con una bella card rara. E abbiamo nuova firma Ceccaroni, un muro d'acciaio ancora della Samp. Poi abbiamo cuore pulsante dell'Ellas, card chiama il VAR. Poi abbiamo il codice che vi regalo, prendetelo. Leader Luigi Sepe e l'ultima, del Napoli, cuore pulsante. Fatemi trovare qualcosa di interessante, non chiedo altro, veramente non chiedo altro. Partiamo con una car girata che è l'attacco stellare dell'Empoli. Poi abbiamo il codice che ovviamente vi regalo. Poi partiamo con la prima card del puzzle, che è World Titan Szczesny. Voglio trovare tutte e tre ovviamente. Poi abbiamo World Star Vecino Bell, nuova firma Carboni. Passiamo al leader Federico Chicco Chiesa. Raga, questa è una mina veramente stupenda, grazie Panini. E poi abbiamo Next Gen Sec. Vi giuro raga che questa card mi fa impazzire. Andiamo ora con il quarto pack di giornata e vediamo cosa esce.
Abbiamo delle car girate che sono il muro d'acciaio del Lecce. Passiamo a Next Gen Daniluk della Salernitana. Poi abbiamo il codice che vi regalo. Ok, classica car chiama al VAR. Top Impact Kwame della Fiorentina. Passiamo al muro d'acciaio del Milan. E l'ultima chi è? Attacco stellare della Juventus. Milik, Vlaovic e Fideo. Una domanda, raga, voi la farete questa raccolta? E soprattutto vi sta piacendo? Perché a me mi piace particolarmente, vi dico la verità. E abbiamo l'attacco stellare dell'Inter con Mkhitaryan, Dzeko e Lautaro. Magari ci metterci Lukaku non sarebbe sto male. Cuore pulsante dell'Udinese. Poi avevo il classico codice che vi regalo. One Start Frank Anguissa del Napoli. Ok. Top Impact Streffezze. Poi siamo a Legend! 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 Ciruzzo Immobile dal 2012. Una leggenda, questo veramente leggendario. E poi l'attacco stellare anche della Roma con Tammy Abraham, Belotti e Paulino Dybala. Andiamo ora con l'ultimo pacchetto gratuito di questi qua, 6 pacchetti, in cui troviamo l'Inter Pessina del Monza. Poi abbiamo il classico codice. Ok, visto dietro! Era importante partire bene quest'anno con questa raccolta subito nello starter pack. Invincibile Next Gen, signori. Kalulu, Karnesecchi, Raspadori e Miretti. Siamo partiti forte anche quest'anno. Veramente fantastico, raga. Sono contentissimo. Mettiamolo qua piano piano. Poi Top Impact, che è Cube Miners. Poi un nuovo firma Gollini del Napoli. Passiamo al muro d'acciaio della Juventus. Ok. E l'ultima chi è? La leggenda Lazovic dell'Hellas Verona dal 2015. Ma raga, veramente fenomenale questa card. Veramente fenomenale. Ok, questo starter pack dal costo di 9,90 mi ha dato una bella soddisfazione. Apriamoci giusto ancora due pacchetti per vedere il contenuto e trovare magari qualcosa di buono ancora. Vediamo. Tra l'altro, raga, questi due pacchetti mi sono stati regalati dall'edicolante, quindi non ho potuto aprire neanche il box. Muro d'acciaio del Lecce. Passiamo a War Titan Brozovic, un pezzo del puzzle molto interessante. Top Impact Wallace. Passiamo a nuova firma Bairami che passa dall'Empoli al Sassuolo. Ancora leggenda Ciruzzo Immobile. Vabbè, ci sta, mi piace comunque. E il cuore pulsante della Roma. Infatti, raga, vi invito ancora a sfondare il tasto like se avete questo box spacchettato tutto in un unico video. Andiamo ora con l'ultimo pacchetto di giornata. Vedo già Atalanta, in cui abbiamo attacco stellare dell'Atalanta, il cuore pulsante della Cremonese, il classico codice ultimo che vi regalo. Abbiamo classica car chiama al VAR, Top Impact Piontek della Salernitana, leader buongiorno e l'ultima chi è? Attacco stellare della Fiorentina. Ragazzi, vi dico, questa raccolta mi piace più del previsto. All'inizio del video non ero così entusiasta come se lo sono ora. Ora con molta calma andrò a inserire tutte le card all'interno del raccoglitore. E ci tengo a ribadirvi di sfondare il tasto like se avete questa bellissima raccolta, questo bellissimo box spacchettato tutto in un unico video. Ovviamente con questa bellissima card invincibile Next Gen vi ricordo di iscrivervi al canale, sfondare il tasto like, seguirmi su tutti i miei social. E detto questo, ci vediamo al prossimo video.